ragazze, sono ancora in tempo per mostrarvi tutti i miei acquisti che ho fatto con i saldi? In teoria sì, perché gli sconti non sono ancora terminati, quindi partiamo subito. Da Kiko ho preso uno smalto rinforzante per le unghie e c'è la promozione che per ogni smalto acquistato della linea Power Pro te ne regalavano un altro a tua scelta. Quindi ho preso questo qui, nella colorazione 22, che è un rosa malva barra violetto, che secondo me utilizzerò tantissimo in primavera. Trovo che sia veramente una punta di rosa molto molto bella. Poi ho preso tre nuovi rossetti, ormai sono affetta proprio dalla rossettite acuta. Acquisto rossetti come se non ci fosse un domani, spinta da non so quale forza interiore, boh, voglio provare tutto. Questa volta mi discolpo, posso dire che ho preso tre nuovi rossetti di un brand che non avevo mai testato prima, e sto parlando dei rossetti della Wet n Wild, che sono ormai famosissimi. Ho preso tre colorazioni tra le più famose. La prima è Mocha Licious, che è un marroncino con un sottotono grigiastro, che secondo me non si abbina tantissimo con la mia carnagione, infatti devo ancora trovare una matita adatta che dia un attimino un po' di vivacità al mio viso. L'altra colorazione che ho preso è Cherry Bomb, che è un rossetto dal sottotono borgogna, molto molto scuro, ma secondo me estremamente sofisticato. È un rossetto davvero bellissimo che dà subito quel tocco in più sia agli outfit che ai make-up in sé. Infine ho preso un rossetto nude dal sottotono beige, e questo qui, nonostante sia molto chiaro, si abbina perfettamente alla mia carnagione, sta bene con i trucchi molto intensi tipo gli smokey eyes, ma anche trucchi abbastanza naturali come quello che sto indossando oggi, quindi mi sento davvero di consigliarvelo. Per quanto riguarda la colorazione, la pigmentazione e la durata, sono veramente favolosi, mi hanno stupito tantissimo questi rossetti perché costano veramente molto poco, all'incirca 3 euro. Da Sephora invece mi sono diretta subito nella sezione profumi e ne ho acquistato uno nuovo. Sto parlando di questo qui, Acqua di Gioia di Giorgio Armani, che avevo provato in un campioncino quest'estate quando ero stata a Londra e me ne ero innamorata. Così quando sono tornata qui l'ho cercato, e quando ho scoperto che c'era uno sconto del 30% su tutta la collezione e su tutti i formati, ho voluto prenderlo assolutamente. C'è da dire che io sono ossessionata con la versione maschile Acqua di Gio e penso di averlo regalato al mio fidanzato negli anni non so quante volte. Ogni volta che sapevo che finiva la boccetta gliene regalavo subito uno nuovo perché mi piaceva tantissimo. Quindi quando ho scoperto che c'era anche la versione femminile non me lo sono lasciato scappare. Se non lo conoscete andate a sniffarlo da Sephora, perché la promozione dura fino al 31 gennaio, quindi date un'occhiata anche nei vostri store. Avevo anche un ulteriore 15% di sconto, quindi ne ho approfittato per acquistare una nuova beauty blender, perché se avete visto il video decluttering della mia makeup collection, quella vecchia l'ho buttata e ne ho acquistata una nuova. Eccola qua, questa è già utilizzata un paio di volte e l'avevo presa rossa, ma come potete vedere questa è rosa. Purtroppo quando vado a lavarla ho riscontrato che perde tantissimo colore, quindi da rossa mi è diventata rosa. Fatemi sapere se anche voi la utilizzate di questa colorazione, se avete riscontrato lo stesso problema. Nel caso, insomma, scrivetemelo giù nei commenti. Insieme alla Beauty Blender ho voluto provare a prendere questa maschera in tessuto di Sephora, che dovrebbe dare luminosità e uniformare l'incarnato. Sono molto molto curiosa, non ho avuto mai modo di testare queste maschere qui di Sephora, quindi se qualcuno di voi l'ha già utilizzata mi faccia sapere come si è trovata. Per quanto riguarda l'abbigliamento invece sono stata da Zara e sono riuscita ad accaparrarmi alcuni capi che avevo già intravisto prima dei saldi. Il primo è questa gonnellina qui nera a portafoglio, che ha la particolarità di allacciarsi lateralmente con due fiocchetti. È veramente molto particolare secondo me. Io ho tantissime gonne nere, però così devo dire che non ce l'avevo, posso dirlo a mia discolpa. Per convincermene sì, lo so. E questa qui me l'avete già vista in una foto su Instagram. E se non mi seguite su Instagram, mi raccomando, passate a trovarmi. Mi trovate come Katia_Cardi e lì troverete tutti gli ultimi outfit giornalieri. Abbinato alla gonnellina ho voluto prendere un cardigan, anche questo qui l'avevo adocchiato prima dei saldi e potete immaginare la mia felicità quando l'ho trovato ancora lì della mia taglia. Il cardigan è questo qui grigio in lana grossa con i bottoni madreperla davanti ed è veramente bellissimo addosso, è una coccola molto morbido, caldo, avvolgente, leggermente oversize.
si abbina veramente con tutto e lo sto indossando praticamente tutti i giorni perché è caldissimo e in queste giornate di freddo davvero ci vuole proprio. Nella nuova collezione invece ho preso questo lupetto bordeaux fatto tutto a costine ed ha la finitura tutta arricciata. Di questo qui erano presenti anche altre colorazioni un po' più scure, però questa era quella che mi aveva colpito di più perché secondo me è proprio il colore di stagione. L'unica nota negativa che ho riscontrato in questa maglietta è che il collo è veramente molto molto aderente, quindi faccio tanta fatica sia ad indossarlo che a toglierlo. Se qualcuno di voi ce l'ha, mi faccio sapere se ha riscontrato lo stesso problema. Io spero tantissimo che andando avanti nell'utilizzo ceda un attimino, perché davvero altrimenti risulta un problema grande. Sempre della nuova collezione ho preso un paio di jeans skinny dal lavaggio scuro e questo qui ha pochissimi strappi sulla coscia, quindi risulta abbastanza pulito. E solitamente durante i periodi freddi preferisco sceglierli di questa colorazione e di questo modello perché secondo me si abbinano molto più facilmente e le probabilità che entri il freddo sono minori. Questo qui mi ha colpito perché ha il fondo asimmetrico, quindi nella parte davanti risulta più corto mentre dietro è più lungo, è senza orlo, è tutto sfrangiato e mi arriva praticamente all'altezza della caviglia ed è perfetto, non c'è bisogno di fare nessuna manutenzione, nessun risvoltino, mi va davvero precisissimo. Ovviamente non mi sono fatta mancare nulla e ho acquistato anche un cappellino, questa volta però da InSport. Avevo bisogno di un cappellino abbastanza sobrio, tutto nero, tinta unita. Io ci ho provato, ragazzi, a prendere qualcosa di normale, però non ci sono riuscita perché ormai mi conoscete, quindi alla fine sono uscita dal negozio con questo cappellino qui. E secondo me un cappello di questo genere può andare a rendere un po' più interessante un outfit troppo casual e semplice, oppure andare a sdrammatizzare un outfit un po' più bontone, un po' più romantico, come ad esempio questa camicettina qui con i volant che sto indossando oggi. E abbinato al cappellino, perché ormai finalmente mi sono imparata ad acquistare le cose abbinate, finalmente questo 2017 mi ha portato un po' di saggezza in più, grazie. Ho preso questo paio di guantini qui, tutti neri, con la particolarità di questa rosellina tutta pelusciosa, fatta a pompon, anche se da lontano sembra un vero e proprio pompon, e dentro sono tutti pellicciati, sono veramente caldissimi. Purtroppo io non ho mai indossato guanti in tutta la mia vita, ma nelle ultime settimane davvero le temperature si sono talmente abbassate che era impossibile uscire di casa senza, quindi ho trovato questi qui, questi li ho presi dal cinese, ma secondo me potete trovarli tranquillamente anche in giro per il mercato perché sono semplicissimi e secondo me è proprio la loro semplicità che li rende così belli. L'ultimo capo che vi mostro è un completino intimo, solitamente non ne mostro mai nei miei video, a parte in uno degli ultimi, però questo qui ne vale veramente la pena. Io l'ho preso con uno sconto del 30%, però se siete fortunate potete trovarlo adesso nei negozi con una scontistica maggiore, perché da Intimissimi adesso c'è il 50%. E il completino in questione è questo qui, tutto sui toni floreali del blu e del beige con questi dettagli in pizzo. Lo slip invece è fatto così, quindi davanti alla stessa classica fantasia del reggiseno, mentre dietro è tutto di pizzo. È veramente favoloso, addosso sta benissimo e io ve lo straconsiglio. Ultime due cose che vi mostro che non hanno nulla a che vedere con i saldi, perché sapete che Pandora non fa nessuna tipologia di sconto purtroppo, sono questo paio di orecchini che mi ha regalato il mio fidanzato subito dopo Capodanno e che mi sono piaciuti veramente tantissimo su Instagram. Sono questo paio di orecchini con la pietra a forma di cuoricino e tutto circondato da zirconi. Sono molto molto luminosi e mi piacciono perché sono al lobo, quindi non sono pendenti e secondo me mi stanno molto molto meglio e risultano anche più raffinati. Infine vi faccio vedere due cose che mi sono state mandate dal sito Caseball, che vende le cover per i telefoni e le custodie per i computer. Devo dire che è un sito che ha una vasta gamma di scelta, sia per quanto riguarda i modelli, sia di telefoni che di computer, che per le stampe. Davvero c'è l'imbarazzo della scelta, sono stata all'incirca mezz'ora per decidere quale prendere. Alla fine la mia scelta è ricaduta, per quanto riguarda la cover, questa qui, tutta nera con i gattini bianchi e mi ricorda tantissimo il manto del signor Pelliccia, quindi ho voluto prenderla. Per quanto riguarda invece la custodia del MacBook, ho scelto questa qui, che è un po' diversa, diciamo, ha una stampa geometrica che va tantissimo in questo periodo, metà cipria e metà effetto marmo. È tutta fatta di neoprene, quindi è molto morbida e protegge benissimo il computer. La spedizione è stata velocissima, nel giro di 3 giorni il pacco era già a casa, tutto intatto,
quindi mi sento di consigliarvelo veramente tantissimo. Se vi va, vi lascio il link giù nell'info box, andatevi a dare un'occhiata e secondo me potrebbe essere un regalo perfetto da fare o da farvi per San Valentino. E questo era tutto il mio shopping per quanto riguarda i saldi 2017. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia dato qualche piccola ispirazione. Se così è stato, non dimenticatevi di lasciarmi un piccolo pollicino in su e di iscrivervi al mio canale per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi video. Io vi mando un bacione grandissimo, non dimenticatevi di scrivermi giù nei commenti quali sono stati invece i vostri acquisti, quali secondo voi sono stati i negozi che hanno effettuato una scontistica maggiore rispetto agli altri e quale tra le cose che vi ho mostrato vi è piaciuta di più. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!